Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Continuiamo questo percorso di pedagogia romana, presentandovi oggi una delle figure esemplari di padre educatore, di questo periodo. Abbiamo già detto, no, che il modello educativo della pedagogia romana era quello del pater familias. E dunque, quale miglior personaggio, quale migliore storia se non quella di Marco Porcio Catone, detto il censore, per presentarlo. Porcio Catone nasce nel 234 a.C., morirà nel 149 a.C., nascerà a Tuscolo, una città tra Lazio e la Toscana, di umili e povere origini. Insomma, Catone lui arrivava da una famiglia plebea, tanto che trascorrerà l'adolescenza con il padre a lavorare, diciamo così, nelle terre del padre. Diciamo, la sua emerge come, diciamo, personaggio interessante per quanto riguarda appunto la pedagogia romana. Quando, dopo aver combattuto la seconda guerra punica insieme a Scipione l'Africano a Cartagine, e questa, diciamo così, carriera militare durante le guerre puniche promuoverà, diciamo così, lo premierà come console nel 195 a.C. Sono due i concetti che dobbiamo ricordarci di Marco Porcio Catone in riferimento alla pedagogia. Il primo concetto è il concetto di mos maiorum, ovvero il costume degli antenati, dei maggiori. Il secondo concetto che vedremo dopo è vir bonus dicendu peritus, ovvero il cittadino onesto è colui che sa esprimersi efficacemente. Ma partiamo un attimo ad analizzare il concetto di mos maiorum, ovvero l'importanza dei costumi, dei valori, delle tradizioni dei propri antenati. Questo era fondamentale per Catone, in un periodo in cui la cultura romana si sta mescolando con quella ellenica. Per Catone è fondamentale difendere, conservare i valori della patria e della famiglia. Sembra quasi ancora oggi un po' un discorso politico che ritorna, no? Molto nazionalistico, quello di difendere il concetto di patria, quello di difendere il concetto di famiglia, quello di difendere il concetto di Dio, di difendere il concetto di, come dire, nazione. Dunque, interessante Marco Porcio Catone anche per rileggere, diciamo così, i tempi d'oggi. Dicevo, mos maiorum, cultura romana, quindi da difendere, bisogna ritornare ai valori degli antenati, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, bisogna tornare a quei modelli di comportamento che appartengono proprio alla tradizione latina arcaica. E quali sono allora questi valori a cui bisogna ritornare, dice Marco Porcio Catone? Il valore della pietas, il valore della virtus, il valore della fides, il valore della maiestas e il valore della costanzia. Dopodiché aggiungerà anche il valore della gravitas e dell'amicizia. La pietas è un sentimento di affetto e di profonda devozione nei confronti dei genitori, della patria e delle divinità. Quindi un sentimento di compassione profondo verso questi enti. Virtus, ovvero l'obiettivo educativo è quello di raggiungere la virtù, cioè l'insieme di qualità che caratterizzano l'uomo. La fides, ovvero la capacità di, come dire, generare fiducia, onestà, affidabilità. Un altro importante valore, la maiestas, cioè la nobiltà d'animo, cioè l'animo aristocratico, una nobiltà, diciamo così, che ha a che fare con l'immagine, con la reputazione dell'uomo. La costanza, cioè la costanza, la fermezza d'animo, la capacità
di avere sempre la schiena dritta e avere grande capacità di resilienza anche di fronte a, diciamo così, le affabulazioni, le seduzioni, le manipolazioni, il rischio di corruzione, il rischio, insomma, di essere manipolati dall'altro. No, bisogna tenere, diciamo, la barra dritta. Questo vuol dire costanza, e tenerla per un lungo tempo, non per poco tempo. La gravitas, ovvero il mantenere il senso della propria dignità, l'autorevolezza. E infine l'amicizia, cioè la capacità, diciamo per Catone, dell'uomo è anche quella di saper stringere legami, di saper costruire delle alleanze, no? Quindi i valori dell'uomo, secondo il modello educativo di Catone, sono quelli del sentimento, quella della virtù, della fedeltà, della nobiltà d'animo, della fermezza d'animo, della costanza, della propria dignità e della capacità di legare con gli altri, di fare amicizia. Questo è l'obiettivo del Mos Maiorum, ok? Cioè, quindi, il modello educativo basato sul Mos Maiorum è quello di costruire un uomo con queste caratteristiche. Secondo concetto importante invece di Catone è il concetto di vir bonus dicendi peritus, ovvero questo è un concetto che troveremo poi dopo, avremo una lettura nel un trattato di Catone che si chiama Marcum Filium, ovvero a mio figlio Marco, cioè un testo dove il Catone padre dà una serie di istruzioni, di precetti al figlio. Parla proprio di vir bonus dicendi peritus, ovvero il cittadino onesto, quindi vir bonus, essere onesti dicendo il bene. Vir bonus dicendi peritus, essere onesti dicendo il bene, cioè il cittadino onesto, secondo Catone, è colui che sa esprimersi efficacemente. Se è un cittadino leale, onesto intellettualmente, allora saprà anche parlare bene, in maniera efficace e in maniera persuasiva. Se non è onesto, se è un disonesto, non saprà parlare efficacemente. Quindi il cittadino onesto chi è per Catone? Il cittadino onesto è un uomo che non segue i suoi interessi personali, ma che si impegna per la comunità, si impegna in politica. È un uomo dotato di grandi qualità morali e quindi anche esperto nell'arte del discorso. Per Catone, dunque, l'uomo onesto che dice bene è l'uomo che sa mantenere la parola, è l'uomo che è valoroso, è l'uomo che è saggio come uno stoico, cioè capace di vivere secondo natura e ragione, impeccabile e irredimibile. Fermo come i nobili e come gli aristocratici e bravo in senso tecnico ed eloquente come i retori. Quindi la formazione dell'uomo deve tenere insieme una formazione morale, deve tenere una formazione, diciamo, di costumi e una formazione anche di retorica e di oratoria, cioè di capacità di esprimersi in pubblico bene e in maniera elegante e raffinata. Questi sono, diciamo, i punti nevralgici, punti centrali nella formazione dell'uomo secondo Catone. L'opera più importante di Catone, che vi accennavo poco fa, è il cosiddetto Marcum Filium, cioè un testo in cui Catone scriverà una serie di istruzioni per vivere al figlio Marco. Quindi un testo molto importante questo di Catone perché è un dialogo tra padre e figlio dove il padre, diciamo così, dà una serie, consegna una serie di precetti, di istruzioni per vivere, una serie di sentenze. La posizione di Catone è una posizione molto, oggi diremmo, paternalista, molto patriarcale, quindi anche criticabile perché molto dogmatica da un certo punto di vista. Proprio lo leggiamo nel testo, sono delle vere e proprie sentenze apodittiche, cioè dire, espresse come verità assolute. Dunque, l'insegnamento che Catone dà al figlio è quello di insegnare appunto a leggere, a far di calcolo, a scrivere.
e soprattutto, diciamo così, di formare l'uomo anche secondo altre arti, la medicina, l'agricoltura, il diritto, la retorica, la tecnica militare. Ecco, Marcum Filium è, diciamo così, un'enciclopedia anche di queste arti che vengono spiegate molto bene da Catone e sul come devono essere insegnate. Essere insegnate, secondo Catone, qui secondo punto, come, diciamo così, precetti, istruzioni di carattere pratico. Tutte queste arti si possono apprendere attraverso la pratica più che con la teoria. Quindi azioni vere e proprie concrete, azioni che l'unico modo per apprendere è esercitarsi praticamente in queste arti. Ma soprattutto Catone in questo testo ci sottolinea la sua avversione contro la cultura ellenistica, che in quel periodo dominava. Sappiamo che la scuola dello stoicismo aveva avuto grande seguito in molti dirigenti politici, come dire, figli di patrizi, stava avendo moltissimo successo la scuola dello stoicismo, come anche altre scuole, come quelle dell'epicureismo, come quella dello scetticismo, come quella del cinismo. Ecco, Catone è contro questo tipo di cultura che secondo lui imbarbarisce la tradizione romana, e quindi in questo testo, come dire, sottolinea l'importanza di difendere la lingua, la cultura latina, i costumi degli antenati, stare quindi lontano dai valori ellenici, dai greci. Stare dunque lontano da questa cultura che lui considerava veramente barbara e perversa da un certo punto di vista. Vi leggo solamente un piccolo testo per farvi capire che cosa ne pensava Catone. Di codesti greci, o Marco, dirò a suo tempo e luogo che cosa ho appreso ad Atene per indagine diretta. E come sia buona cosa dare un'occhiata alla loro letteratura, ma non approfondirne l'apprendimento. Dimostrerò con prove che la loro è una stirpe immorale e indisciplinata. E questo fa conto che te l'abbia detto un profeta: quando questo popolo ci darà la sua cultura, corromperà ogni cosa, e tanto più ancora se manderà qui i suoi medici. Ce l'aveva a morte quei medici. Hanno fatto un giuramento tra di loro di uccidere con l'arte medica tutti i barbari, ma lo fanno a pagamento, perché sia accordata loro fiducia e ci possano facilmente mandare in rovina. Anche noi dunque li chiamiamo barbari, anzi, con maggior disprezzo, noi più di altri infamano con l'appellativo di opici, cioè oschi, nel senso di contadini, zotici. Quindi, insomma, Catone che chiama zotici, contadini barbari, perversi, tutti quei valori che arrivano dalla formazione e dalla cultura ellenica. Quindi, per chiudere, Catone, concetti fondamentali, mos maiorum, vir bonus, dicendi peritus, e in particolare i precetti spiegati nel trattato Marcum Filium. Alla prossima puntata.